a tutti ragazzi! Io sono Arex, la vostra nuova guardia del corpo! Vi sentite in pericolo? Vi sentite deboli? Ebbene, io sono la risposta a tutti i vostri dubbi! E infatti, d'ora in avanti non dovrete più preoccuparvi! Perché a proteggervi il sederino ci sarò io! Perciò, se avete bisogno di un bodyguard, chiamate subito al numero 333-456-7937-3434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 -434-3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 434-
dal modico prezzo di... Arex! Oh, che c'è? Ma si può sapere che stai facendo? No, no, niente! Ti stavi vendendo come bodyguard! Sì, ma era solo uno scherzo, giuro! Non ne sarei così sicuro! E va bene, lo ammetto, ho bisogno di soldi! Tu non mi paghi mai come tuo agente! Perciò stavo cercando un lavoro alternativo! Ah, te lo do io un lavoro alternativo! Davvero? Certo! Ci stavo pensando proprio l'altro ieri! Ah sì? A cosa pensavi? Beh... io e te potremmo avere un bellissimo futuro da star del cinema! Eh? Ma che dici? Ti sei bevuto il cervello? Sì, ti assicuro che faremo tantissimo successo, ma soprattutto faremo tantissimi soldi! Ma io non ne sarei mica così sicuro! Ma dai, perché sei così pessimista? Ah, non lo so! Come facciamo a fare un film solo io e te? Semplice! Uno dei due fa il regista e l'altro recita! Ecco! Ed è fatta! Ma chi si occuperà della fotografia? E della sceneggiatura? Delle scenografie? Della musica? No, dai, non ce la possiamo fare da soli! Serve lavorare di squadra! Ma no, tranquillo! Al resto penso tutto io! Non dimenticare che sono un dinosauro tuttofare! Ma se lo dici tu, e quando dovremmo iniziare le riprese? Beh, le iniziamo subito! Ma che dici? Se non abbiamo ancora in mente che film dobbiamo fare? Oh, tranquillo, ho già una sceneggiatura originale! Ah, sì? E dove sarebbe? È tutto nella mia testa! Ma comunque mi fido poco, eh? Sta tranquillo, uscirà un filmone! Andiamo! Oh! Oi, 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 oi! E andiamo! Allora, Arex, sei pronto? Ma pronto per cosa? Non so nemmeno che devo fare! Tranquillo, ti dirò tutto io durante le riprese. Tu non dovrai fare altro che seguire le mie indicazioni, ok? Ma, ok! Bene, quindi azione! Vabbè, che devo fare? Allora, preparati, perché a breve arriverà un ragno e ti pungerà. Ah, ma il ragno è finto, no? Sì, è finto, vai tranquillo. Ma è un ragnetto piccolo? Sì, non ti preoccupare, è piccolissimo, nemmeno lo vedrai. Ok, allora va bene. Bene, arriva il ragno. Dov'è? Zan zan! Aiuto, vastatore! Vai tranquillo, adesso fai finta di essere morso dal ragno. Va bene! Aia! Ma mi ha morso davvero! Senti, la produzione non si poteva permettere un ragno finto. Ma tu avevi detto che... Bene, ora che sei stato punto dal ragno, ti dovrai sentire male. Ma io non mi sento male. Oddio, svengo! Ora aspettiamo un po' che ti riprendi. Adesso svegliati! Arex! Oh, ma non si può nemmeno svenire in pace! Bene, tu adesso hai acquisito dei poteri. Oh, e i poteri sono veri? No, quelli sono finti. Perciò tu dovrai solo fingere di avere dei poteri. Oh, ma il ragno era vero! Sì, ma non era un ragno radioattivo. Perciò dai, fai finta di avere dei poteri. E che devo fare? Fingi di saperti arrampicare sui muri. Ma che... ma questa cosa l'ho già vista in un altro film! No, è impossibile! Non puoi averla vista in nessun altro film! Perché questa è una sceneggiatura originale! Ma sei sicuro? Sì, sicuro! Adesso scegli una parete e arrampicatici sopra! Bene, sono pronto! Dove sono le ventose per arrampicarmi? Non ci sono, guarda un po'.
Ma come? E io ora come faccio ad arrampicarmi? Senti, la produzione non si poteva permettere ventose. Perciò arrampicati e zitto. Ma come faccio? Non ho mica i superpoteri. Ma inventati qualcosa, no? La bravura di un vero attore si vede anche nel sapersi adattare. Perciò improvvisa. Oh, ma che mi tocca fare? Proviamo. Oh! Oh! Oi, 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 oi. Iniziamo bene. Non sarà facile per niente. Arex, ti vuoi sbrigare? Oh, dai, Vastatore, non è mica facile. Dai, riprova. Oh, e va bene. Oh, mamma. Oh, mamma, che fatica. Hai visto, Vastatore? Ci sono riuscito! Bravissimo, Arex! Senti, ti dispiacerebbe rifarlo? Mi sono accorto ora di non aver filmato niente! Cosa? Benissimo, Arex! Adesso prendi una corda qualsiasi e fingi che sia una ragnatela! Ok! Questa qui va bene? Va benissimo! Ora sali là sopra e buttati di sotto! E saliamo di nuovo! Eccomi, Vastatore! Sono pronti i materassi? No, la produzione non si poteva permettere materassi. Cosa? Dai, Arex, basta fare il frignone. Buttati e inizia ad oscillare con la corda. Oh, ma Vastatore, è pericoloso! Meglio, così se ti fai male sarà ancora più realistico. Mi raccomando, bambini, ciò che sta per fare Arex è estremamente pericoloso. Perciò non rifatelo a casa. Vastatore, ho paura! Avanti, Arex! Buttati! Fallo ora! Andrà tutto bene, te lo prometto! Oh, mamma, me la sto facendo sotto! E va bene! Addio, mondo crudele! Bravissimo, Arex! Adesso attaccati da qualche parte! Guarda, Vastatore! Bravissimo, Arex! Continua così! Come sono andato, Vastatore? Sei andato benissimo, Arex. È stata un'interpretazione impeccabile. Ma ho avuto tutto il tempo la videocamera al contrario. Ops, mi sa che dobbiamo rifare la scena. Cosa? No! Bene, adesso interpreta tuo zio. Va bene, e che devo dire? Devi dire questo. Ricordati una cosa, Arex. Da un grande potere derivano grandi responsabilità. Ma questa non è la frase del film di Spider-Man? No, è una frase che ho inventato io. Eppure mi sembra di averla sentita al film. L'ho inventata io, ti ho detto. Ora basta cincischiare. Azione! Vabbè, ricordati una cosa, Arex. Da un grande potere derivano grandi responsabilità. Bene, e adesso tuo zio muore. E adesso tu piangi. Mio zio è morto! E ora parti col monologo finale! Di già? E Goblin, Mary Jane, tutti gli altri personaggi? Senti, la produzione non poteva permettersi tutte queste cose, ok? Perciò parti col monologo finale e basta! Sai bene cosa dire! Quindi azione! Qualunque cosa io faccia, e per quanto mi sforzi, le persone che amo sono sempre quelle che pagano. Qualunque cosa la vita abbia in serbo per me, non dimenticherò mai queste parole. Da un grande potere derivano grandi responsabilità. E il mio talento è la mia maledizione. Chi sono io? Io sono Spider-Rex.
Ah, Vastatore! Ma questo costume è tutto ciò che sei riuscito a trovare? Oh, hai rovinato tutto! Era una scena così bella! Sì, ma non mi sento tanto a mio agio con questa roba addosso! Senti, la produzione non si poteva permettere costumi migliori! Vabbè! Bene, ragazzi! Il video finisce qui! Mi raccomando, fateci sapere se vi è piaciuto! E non dimenticate di cliccare qui per iscrivervi al canale e qui per non perdervi gli altri video dedicati ai vostri giocattoli preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!